Ciao, io sono Marianna Balducci e sono un'illustratrice. Sono di Rimini, vivo a Rimini e in questo momento sono a casa. Sto lavorando a dei nuovi libri, ma oggi me ne leggo uno che ho già scritto e illustrato io e che si chiama C'è una macchia sul mio disegno. Max vorrebbe tanto diventare un grande artista. Uno di quelli per cui la gente fa la fila fuori del museo e che i collezionisti farebbero di tutto pur di avere. Max cerca di cancellarla. La gomma dovrà pure servire a qualcosa, dice tra sé. Forse coprirla con altri colori è la soluzione. Presto, prima che qualcuno se ne accorga. Ma oh no, c'è un buco sul mio disegno. Allora Max ci mette il nastro adesivo, la colla, la carta colorata. Prova ad attaccarci davvero di tutto e forse si fa prendere anche un po' la mano, eh. Poi però si ferma. Si calma un attimo e si accorge che. C'è un cane pulcioso sul mio disegno! Max allora cerca di mettergli il guinzaglio, ma lui non ne vuole sapere. Allora decide di spaventarlo e per fortuna ci riesce. Il cane corre via a gambe levate, eppure. C'è uno strano odore. Allora un'intera squadra di pulizie interviene per rimediare con detersivi schiumanti, saponi aromatici e detergenti sbiancanti. Oh no, c'è un sacco di schifezza velenosa sul mio disegno. Un'equipe di scienziati accorre per analizzare le misteriose sostanze, ma una provetta si rovescia e qualcosa inizia a ribollire. No! C'è un alieno sul mio disegno! I servizi segreti accorrono per requisire il foglio, ma è già troppo tardi! L'alieno dichiara ufficialmente guerra ai terrestri e non mostra alcuna pietà. Tutta la città è nel panico. Per fortuna, mamma e papà alieno si precipitano sulla terra per recuperare il loro piccolino, cancellando la memoria di Max e dei vicini per sempre. Il giorno dopo. Bene, bambini, consegnate il disegno che avete fatto per oggi, dice la maestra. Max è un po' preoccupato. Davvero originale, Max. Sono sicura che da grande diventerai un grande artista. Questo libro parla di una macchia. E la macchia, si sa, è un errore. Anch'io ne faccio tanti quando disegno, poi cambio idea, non mi piace più il disegno che ho fatto. Però, anche se la macchia è un errore, un imprevisto che non volevamo proprio sul nostro foglio, forse possiamo trasformarla, come ha fatto Max, in qualcosa di diverso, addirittura in un'opera d'arte. Io infatti ogni tanto mi diverto a fare con la pittura delle macchie sul foglio. Metto una gocciolina di pittura in mezzo al foglio, poi lo piego, schiaccio, schiaccio, schiaccio. E quando lo apro, vengono fuori delle macchie stranissime, che hanno tutte forme diverse. E poi, proprio come ha fatto Max, ne scelgo una e provo a trasformarla in qualcosa di nuovo. Ci avete mai provato? Potreste provare anche voi in questi giorni, se siete a casa e avete le matite e i fogli. Volete vedere in che cosa ho trasformato la mia macchia verde un po' strana? Allora.
invece che cosa potrebbe diventare questa macchia? Quando ho una macchia per le mani, la guardo da un verso, dall'altro, in verticale, in orizzontale e poi decido da che verso la disegnerò. Disegna, disegna, disegna. A volte bastano solo pochi tratti perché nasca un'idea nuova. E questa macchia rossa diventa una farfalla che sta per volare sopra un bel fiore. Se vi è piaciuta questa storia e vi piace giocare con le macchie, potete provare anche voi a fare delle macchie e a trasformarle in delle opere d'arte. Ciao!